Con il coordinatore nazionale di Italia in Comune, oggi il sindaco Pizzarotti in provincia di Cuneo. Quali impressioni avete ricavato dalla provincia grande? Ma noi stiamo facendo un grande lavoro per le regionali in Piemonte, dove per la prima volta sarà presente il simbolo di Italia in Comune nell'elezione regionale. Abbiamo già fatto elezioni in altre regioni, però che siamo chiamati ad esempio Sardegna in Comune, e qui ci chiamiamo Italia in Comune. C'è la concomitanza con le europee, noi ci candidiamo insieme a Più Europa alle elezioni europee lo stesso giorno, il 26 maggio. Si vota in tanti comuni, molti dei quali vedranno la nostra lista presente, quindi il Piemonte è il nostro primo esperimento davvero importante. Avremo due donne a capolista, tanti amministratori locali che si candidano, quindi contiamo di portare un contributo alla coalizione che sostiene Chiamparino, non soltanto in termini elettorali, ma anche di contenuti e di modalità diverse di fare politica. Ecco, quale valore aggiunto pensate di poter dare alla coalizione? Ma noi siamo convinti che questo percorso politico che si fa, diciamo, nelle istituzioni italiane abbia bisogno di un cursus honorum come gli antichi romani, di una competenza che si accumula piano piano, che uno passa gli anni e che fa delle esperienze. Noi portiamo una consigliere regionale uscente, portiamo dei sindaci e delle sindache che hanno espresso, diciamo, già la loro professionalità nei territori, e questo è un grandissimo valore, il contatto con le persone e la concretezza delle cose che si fanno ogni giorno. Ecco, lei ha fatto l'esempio degli antichi romani, lei è il sindaco di Cerveteri, quindi quale esperienza amministrativa porta lei? Beh, io sono un sindaco molto accogliente, abbiamo dato la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati nella nostra città, stiamo lavorando per fare un progetto SPRAR, crediamo che l'accoglienza sia un tema. Questo tema l'abbiamo ereditato dagli antichi etruschi. Gli antichi etruschi avevano tre porti all'interno del Mediterraneo, nella città di Cerveteri, sempre aperti agli stranieri, e soprattutto avevano, oltre 2000 anni fa, una zona in cui i greci e i fenici potevano praticare liberamente i propri culti, quindi erano un popolo all'avanguardia, ma non perché avessero solo dei valori morali diversi, perché sapevano che dall'integrazione dei popoli del Mediterraneo poteva esserci una crescita. Questo di fatto è l'Europa, non pensare che i tedeschi e i francesi sono nostri nemici ma nostri fratelli. Grazie mille.